Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutti i miei iscritti, bentornati e benvenuti qua sul mio canale. Per chi ancora non mi conoscesse, io mi chiamo Ingridina, ti do il benvenuto. Se non sei ancora iscritto, ti invito a iscriverti, a attivare la campanellina che trovi qua sotto. E ragazze, quanto io amo spacchettare questi mega unboxing che ho qua. Veramente non vedo l'ora di far vedere tutte le mie cose che ho preso in saldo. E non vedo l'ora soprattutto di provare tutte queste cose. E mi dico a me stessa, basta Ingrid, chiacchiere, iniziamo ad aprire tutti questi pacchettini. Iniziamo con questo primo pacchettino. Questo brand, non so se lo conoscete, Love and Bra. Fa cose intime, pigiamini, sia per bambini e sia per uomini e sia per noi femminucce. Da questo sito ho preso questi due reggiseno con le sue rispettive slip. Sono reggiseno a balconcino, sono leggermente imbottiti e hanno le sue rispettive slip fatti a pizzo. Ve li faccio vedere più da vicino, sono davvero molto belli, belli. E poi questa è la sua mutandina, è stampata con il pizzo dietro. Questa è una brasiliana. Questo invece è l'altro set di reggiseno che ho preso. Come vi ho detto, è leggermente imbottito, non è tanto, soltanto qua sotto da questa parte, qua invece no. Questo è il colore che ho preso io, è un azzurrino molto carino. E poi c'è la sua rispettiva mutandina, sempre a brasiliana, perché io adoro le mutandine fatte a brasiliana o mi piacciono culotte, le adoro. Passo ad un altro pacchettino che vi faccio vedere. Come vedete, avete capito che Morphe, voi sapete che io adoro tutte le cose di Morphe, oltre al rapporto qualità prezzo, veramente che hanno delle cose molto valide. Io tutto quello che ho preso a Morphe li ho trovato sempre valide. Allora, ho preso questi bellissimi pennelli di Morphe nella collezione Contouring Morphe per Brittany Bare 360 Nuance. Sono tre pennellini per il contouring al naso, va a dare al naso una forma sottilissima e a scolpire perfettamente il vostro naso. Allora, l'M3, che sarebbe questo piccolino qua, cosa che va a fare? Va a aiutare a rendere il naso più sottile e corto ed è sintetico. E l'M6, che è questo, va a creare un bellissimo nasino alla francese ed è sintetico. E poi l'MO, che sarebbe questo, questo è un pennello che va illumina, lucida e sfuma in modo semplicissimo ed è naturale, con le setole naturale. Qua dietro la scatolina troviamo la ragazza che si chiama Brittany Bare. Questa è una makeup artist ed è davvero bravissima con il contouring del naso, veramente padroneggia l'arte della trasformazione veramente in una maniera pazzesca. Non so se la conoscete, ma è lei. Poi qua dietro, come vedete, spiega come utilizzare questi tre pennellini che sono qua dentro la scatolina. E poi un'altra cosa che ho preso da Morphe è questa collezione di pennelli viso Complexion Crew. E questi sono i pennellini che troviamo qui dentro questa collezione. Come vedete, ci sono 5 pennelli, c'è un pennello per contouring e blush angolato, poi abbiamo un pennello per diffondere la cipria, poi abbiamo il pennello contouring, poi abbiamo il pennello buffer rotondo e poi il pennello per sfumare il highlight e poi la custodia, che è veramente grande. Allora, apriamo e vediamo i pennellini più nel dettaglio. Guardate qua come si presenta la trousse dentro, con questa carta qua per proteggerli, e poi abbiamo un'altra custodia dove ci sono dentro i pennelli e adesso li vediamo più da vicino. Questi sono i pennellini più da vicino, guardate che carini, con la scritta Morphe. Davvero belli, sono enormi, sono grandi, non sono piccoli, sono tutti per il viso, tutti questi pennellini. Allora, ve li faccio vedere più dal dettaglio, guardate che meraviglia, con la scritta Morphe. Abbiamo il manico in legno e poi la parte di sopra in alluminio.
E poi, come vedete, le setole sembrano davvero morbidissime. Facciamo la prova del 9 per vedere se si stacca qualche setola. Mi pare di no, per ora no. Poi comunque vediamo più avanti cosa promettono questi pennellini. E io veramente non vedo l'ora di provare questi pennelli e questa mega trousse molto molto carina. Passo ad un altro pacchettone, come vedete è Victoria's Secret. E sì ragazzi, ho trovato, vedrete cosa ho trovato. Io da Victoria's Secret ho preso un zaino che fa sia zaino e sia borsa. Fatto così fa da zaino, come vedete, e fatto così fa da borsa. E poi non finisce qua, perché e diventa, ragazze, una bellissima trousse. Lo portate, non so, andate in vacanza, mettete questa borsina nella valigia e poi avete tranquillamente uno zaino veramente bellissimo. Mi è piaciuto tantissimo, volevo uno zaino e l'ho trovato come piaceva a me e come volevo io. Victoria's Secret non delude mai. E anche questa qua io l'ho pagata davvero pochissimo. Passo infine all'ultimo unboxing che mi rimane da aprire e vediamo un po' cosa ci riserva questo mega pacco. Ecco qui, e questo è quello che ci riserva questo pacchettino. Sono prodotti di Huda. Inizio a far vedere questi prodotti. Che carina questa borsina, veramente da portare in spiaggia, qualcosa, il costume, non lo so, qualcosina, bellissima. Non la butterò, ma la terrò sicuramente. Sono queste maschere per il viso, Quench Wish Full. Guardate che carinissimo questo pacchettino. Allora, sono queste maschere per il viso adatte sia per la pelle mista, secca, normale, grassa e anche con problematiche come secchezza e opacità. Le trovate tranquillamente da Sephora e queste maschere sono senza parabeni e pettiti, senza solfati. Queste maschere sono ricche in ingredienti come la rosa, l'aloe vera e ialuronato. Quindi, per quanto ne so, promettono veramente un'idratazione al 100% e comunque questo lo scoprirò io in prima persona. Vediamo allora un po' se queste maschere ci regalerà quell'idratazione che ne parlano veramente benissimo di queste maschere per il viso. E poi trovo veramente che un pacchettino così come idea regalo è veramente fantastica. Poi penso che sia molto piacevole ricevere un regalino come questo. Poi ho preso questo altro kit per la cura della pelle e adesso lo vado ad aprire così vedete voi di cosa si tratta. Qui all'interno, come vedete, ci sono tre prodottini qua nella scatolina. Questi sono i prodottini dentro la scatolina, dentro questo kit. Sono sempre prodotti per la pelle, sia per la pelle mista, secca, normale, grassa, sensibile. Anche per pelli che hanno problematiche come acne, macchie, secchezza, opacità e struttura della pelle non uniforme, tono della pelle non uniformi e pori visibile. Gli ingredienti dentro questi prodotti, allora ci sono gli antiossidanti, l'acido salicilico e poi ci sono retinoli, minerali. Questa giallina è una crema. Invece questo barattolino piccolino è un olio di rose. Poi questa cremina qua è una crema idratante alla gelatina al miele e ci sono 55 grammi di prodotto all'interno. È un kit per la routine serale. Sono comunque prodotti al 100% naturali perché non hanno né profumo, né parabeni, né pettiti, quindi senza solfati. Io è la prima volta che li vado a provare, vediamo ragazze poi come mi trovo, perché veramente ne ho sentito parlare benissimo anche di questi prodottini sempre della Wishful. Io non vedo l'ora di provarli, sono prodotti come vedete in mini size. E vediamo un po' la mia routine serale, come mi troverò con questi prodotti. Promettono bene e vediamo un po' se è vero quello che promettono. E poi infine ho questo altro set del Lit Pencil
Lit e Sticket, sempre di Huda Beauty. Che bella questa bocca, ma quanto io adoro questi prodotti di Huda. Questi sono i prodotti all'interno. Allora, c'è la matita, poi c'è il rossetto liquido matte e poi c'è questo altro rossetto liquido che va a illuminare quest'altro rossetto. Io li avevo preso in precedenza tempo fa, mi sono trovata davvero benissimo. Questo qua è meraviglioso, davvero davvero bello. Bene, io ho finito di farvi vedere tutti i miei pacchettini che ho preso in saldo. Io vi lascio con questo mega bacio di Huda. Spero che vi sia piaciuto il video e noi ci vediamo molto presto con un altro video. E certo ragazze, ci vediamo molto molto presto. Grazie per essere state qua insieme a me. Grazie, grazie, grazie. Muah.